Ciao, benvenuto, bentornato sul mio canale. Ho appena finito di girare un altro video, ma questo tu forse non lo puoi sapere se sei finito subito su questo. Stavo girando il video dei preferiti del mese. In quel video ho accennato all'esistenza di una challenge. Di che cosa si tratta? Hai mai fatto una sfida di tipo letterario? Ti sei mai messo alla prova? Se non l'hai ancora fatto, ti descrivo un po' come funziona la cosa. Essenzialmente ti viene fornito un elenco di punti che in qualche modo devi soddisfare leggendo qualche cosa. Per esempio, leggi un romanzo storico. Tu leggi un romanzo storico e puoi spuntare, anche solo che mentalmente, quella cosa dal tuo cervello. In genere le challenge letterarie funzionano così: uno si imposta un numero di libri da leggere durante l'anno e cerca di arrivare a quella cifra esatta, se non a superarla. Nel mio caso, per esempio, quest'anno intendo leggere almeno 60 libri. Questo non vuol dire che ne leggerò 60, potrei leggerne di più, ma quello è il tetto che mi sono fissata. Così come esistono cose semplici e basilari come quelle del numero di libri da leggere, ne esistono di più articolate, ti ripeto, quelle con determinati obiettivi da soddisfare. Ne ho viste tante e mi hanno sempre interessata, devo dire, mi hanno tentato, però trovavo che comunque mancasse sempre qualcosa a quelle sfide, che davvero non riuscissero a stimolare, il mio io di lettrice, ecco. Per di più io leggo un sacco di fumetti, quindi mi sembrava che non fossero challenge proprio adatte a me. Uso la parola inglese perché sfida letteraria secondo me non è così bello, ma comunque. Dunque, visto che non mi soddisfavano così tanto, mi soddisfacevano, scusami, così tanto, ne ho creata una io, che puoi vedere qua già stampata in bianco e nero perché mi sono già procurata appunto di stamparla per fartela vedere in questo video. Dunque, per festeggiare i 500 iscritti, yeah! No, davvero, sono davvero contenta. Ti ringrazio davvero molto per questo traguardo. Non avrei mai detto che 500 persone avrebbero deciso di pigiare il tasto iscriverti sul mio canale, proprio non l'avrei mai detto. Dunque, visto che appunto mi fa piacere, ti ringrazio, cerco di fartelo capire in tutti i modi, ma volevo qualcosa da poter condividere con te, ho detto per la prima volta parteciperò a una challenge. E non c'è nessuno che soddisfa esattamente i miei criteri, quindi ne creo una io. Visto che me ne sono accorta molto tardi, anche se l'ho voluto fare per questo evento, partiamo ad aprile, fine aprile, quindi siamo un po' in ritardo a quelli che sono partiti a gennaio, ho fatto una cosa molto più umana, secondo me. Allora, ho fatto una challenge divisa in tre livelli di difficoltà. Il primo, secondo me, è l'ideale se è un po' che non leggi, se leggi poco, se ti vuoi mettere alla prova, perché sono 7 punti, secondo me è fattibile. Il secondo sono altri 7, il terzo altri 7 ancora, quindi tutto insieme sono 21 punti. Per me non fa differenza se tu partecipi col primo, col secondo o terzo livello di difficoltà, secondo me sono tutte abbastanza divertenti per quello che ho potuto tirare fuori. Tieni presente che sono categorie che ovviamente rispecchiano un pochino i miei gusti letterari. Questo sia perché voglio partecipare io, sia perché così capisci un po' di più quali sono i miei gusti. Dunque, ora ti leggo gli obiettivi. Sappi che questa challenge è già presente come gruppo su Goodreads, se vuoi partecipare sul social network più previsto per i libri. È già prevista come hashtag su Twitter e Facebook. L'hashtag è questo, per la cronaca. E quindi, insomma, come dire, mi sono un attimo perso un po' di tempo, ecco, per diffondere questa cosa, che secondo me può essere una cosa carina da condividere con te. È tutto partito dal mio blog, come al solito, in cui c'è un post piuttosto dettagliato, io spero, su appunto questa challenge particolare. Spiego come funziona, da quando parte, cioè da ieri, nello specifico il 26 di aprile, e quando finirà, indovina, il 31/12 di quest'anno. Quindi, non indugio oltre, ti leggo gli obiettivi, secondo me può essere una cosa relativamente interessante. Se riuscirò, intendo girare anche un video con i miei consigli per la challenge, cioè se non ti viene in mente niente da leggere per soddisfare uno di questi punti, io me ne sono preparata un po' per consigliarti qualcosa da leggere in ognuno dei punti in questione. C'è da dire che per farlo ho coperto mezza camera di libri e fumetti, ce li ho tirati proprio giù. Quindi se lo giro in breve tempo probabilmente è meglio. Detto questo, ti leggo i vari punti, spero che ti faranno piacere in un certo senso e niente, questo è quanto. Dunque, il primo livello prevede un libro fumetto da cui è già stato tratto un film, un fumetto che sia un volume unico, un libro fumetto di un autore che non hai mai affrontato, un libro fumetto scelto per te da un amico o amica, un libro fumetto biografico, un libro fumetto che abbia meno di 200 pagine. Un classico che non avevi ancora letto. Questi sono i primi 7 punti. Ora, non so cosa ne pensi tu, secondo me sono abbastanza affrontabili.
Quando dico libro fumetto, perché ho scritto libro slash fumetto, cioè per me va bene sia un libro che un fumetto, per me puoi fare come vuoi. Secondo livello, una raccolta di poesie, un libro fumetto in lingua straniera, una raccolta di racconti o storie brevi, un libro illustrato o un fumetto senza dialoghi, un libro o fumetto fantasy, un libro fumetto scritto da uno dei tuoi autori preferiti, un libro fumetto di un autore inglese. L'unico che secondo me va spiegato di questi punti è l'inglese. Io ho pensato inglese perché la maggior parte dei miei autori preferiti anglosassoni sono effettivamente residenti o sono stati residenti in Inghilterra. Ma io ti concedo eventualmente, se ti può interessare, tutto il Regno Unito, cioè Irlanda del Nord, Galles, Scozia, sono tutti validi, ok? Comunque tieni presente che deve essere appunto un inglese in questo senso. L'ultimo livello, il terzo, prevede un libro fumetto di più di 500 pagine. Un libro fumetto non fiction, un libro fumetto pensato per un'età diversa dalla tua, un libro fumetto ambientato in un continente diverso da quello in cui vivi, un libro fumetto scritto più di 10 anni fa, un libro fumetto scritto meno di 10 anni fa, un libro fumetto che ti è stato segnalato da uno youtuber o blogger che segui. Ora, un libro fumetto scritto meno di 10 anni fa, io lo considero valido sia che sia di 10 anni fa esatti, sia da lì in avanti, ecco. Non l'ho incluso bene, forse, però mi sembra di averlo spiegato meglio, forse, sul mio blog. Detto questo, l'ultima cosa che mi rimane da spiegare è non fiction. Non ho trovato una definizione italiana, io sono di solito non sono bravissima nelle traduzioni, però in genere riesco a capire qual è la corrispondenza. Se però nella mia vita uso sempre la parola inglese, la parola italiana non mi viene più. Questo è il caso di non fiction. Secondo me la cosa che ci può somigliare di più è questa: deve essere un libro che non preveda finzione. Quindi, il manuale di giardinaggio per principianti va benissimo e vanno benissimo tutte quelle cose di stampo, soprattutto storico. Ti faccio un esempio. Vediamo un po', un memoir sulla Seconda Guerra Mondiale, quelli sono tutti dei libri che sono non fiction. Se vuoi leggere altre cose, ecco, il pensiero di un filosofo, va bene tutto, tutto questo è non fiction. Vedi tu, fai tu, davvero a me non importa come intendi gestire la challenge, però a me farebbe molto piacere se anche tu partecipassi insieme a me a questa cosa. Dunque, come funziona? Tu ti iscrivi se vuoi sul mio blog, se vuoi sulla pagina sul gruppo di Goodreads, insomma, ti puoi iscrivere in un sacco di modi, puoi mettere il tuo banner, il mio banner sul tuo blog, quello che ti pare, è tutto spiegato nel post che ti lascio in descrizione. Cosa si vince? E il punto è che non si vince niente in realtà, le challenge funzionano così. Io lì per lì pensavo di mettere in premio magari qualche libro o qualcosa del genere, però forse è anche un po' ingiusto, perché la maggior parte delle sfide di questo tipo, alla fine, come unico obiettivo, hanno la tua gloria personale nell'essere arrivato a raggiungere quell'obiettivo specifico. Mi rendo conto che potrebbe sembrarti un po' patetico, forse, ma in genere queste cose sono improntate e pensate solo per farti leggere un pochino di più o qualcosa che non leggeresti di solito. E parlo io che non ho mai affrontato una cosa del genere proprio perché mi piace leggere quello che mi pare, essenzialmente. Quindi io spero che anche se appunto questa è una cosa che in qualche modo imbriglia le cose che andrai a leggere, ti farà piacere partecipare insieme a me. Secondo me se leggi quanto me o più di me non è una cosa che ti impedisce di leggere quello che vuoi, nel senso che è abbastanza varia e poi puoi leggere extra tutto quello che ti pare, non sono tantissimi. E se invece leggi poco o niente, male, molto male, sappilo, ecco, allora magari potrebbe esserti d'aiuto e di spunto questa challenge. Fammi sapere cosa ne pensi. Io ci tenevo a organizzare qualcosa per festeggiare appunto questo traguardo, di cui ti ringrazio ancora una volta davvero. Niente, questo è tutto e ci vediamo a un prossimo video, direi a questo punto.